Ci siamo. Vai, allora, Sindaco, come possiamo difendere questa serata? Una serata, un bilancio, ma anche una prospettiva, quello che si è fatto e quello che si intende fare. Sì, questa è la relazione di fine mandato, è un adempimento normativo previsto dalla legge che solitamente, tradizionalmente, il Sindaco legge in Consiglio Comunale e che noi invece abbiamo voluto trasformare in un appuntamento di rendicontazione alla città, di dare conto di questi 5 anni in maniera trasparente, mostrando dati, numeri, attività fatte nei vari settori, facendo vedere qual è stato il punto di partenza e il punto al quale si è arrivati, in maniera chiara e netta, e contestualmente racchiudere questi numeri, queste cifre, queste attività all'interno di un libro e soprattutto all'interno di un sito internet che si aggiornerà da oggi in poi quotidianamente, nel quale ogni cittadino, oltre a vedere insomma cosa si è fatto, potrà attraverso la geolocalizzazione fisicamente essere lì nel cuore di quelli che sono i cantieri, nel caso di opere pubbliche, di palestre, di servizi, di impianti sportivi, insomma di tutto quello che, con le difficoltà del caso, con le difficoltà di un bilancio asfittico, di un predissesto, di un piano di riequilibrio, in questi 5 anni insieme alla città, insieme alle associazioni abbiamo realizzato. Chi vuole fare la domanda? Si apre questa nuova fase, fine consigliatura, la nuova consigliatura, l'Umbria in questo momento lancia un messaggio particolare all'alleanza PD 5 Stelle, proseguirete su questa alleanza anche in Calabria, Reggio Calabria ad esempio? Ma questo è da vedere, poi ogni elezione ha una storia a sé, ogni territorio ha una storia a sé, proprio per questo all'interno dell'accordo politico che PD e 5 Stelle hanno siglato si sono lasciati proprio una porta aperta per verificare territorio per territorio, regione per regione, città per città, quali sono le condizioni, nella piena consapevolezza che rispetto alle regionali e alle politiche, le amministrative hanno, diciamo, un sentiment più civico, i cittadini formano la loro decisione in maniera scevra da quelli che possono essere cartelli di liste, cartelli prettamente, squisitamente politici, e formano la loro decisione in base a quello che ritengono meglio per la città. Sindaco, è soddisfatto di questi 5 anni? Se sì, ci dica qual è la cosa di cui è più soddisfatto, la cosa di cui è meno soddisfatto e qual è la cosa che ha per il futuro imminente che assolutamente si deve fare per Reggio Calabria. Ma si è rimessa in moto una macchina e non era facile rispetto a quelle che erano le condizioni di partenza. Governare un territorio significa prendere delle decisioni, le decisioni dividono molto spesso, prendere delle decisioni significa essere anche impopolari su alcune cose, però noi l'abbiamo fatto coinvolgendo i territori, rendendoli protagonisti, partecipando alle nostre decisioni in assemblee, in incontri quartiere per quartiere, però poi alla fine decidendo, perché un'amministrazione che non decide è un'amministrazione che lascia ferma la città, è una città ferma, è una città che va indietro. Ecco, noi abbiamo provato in questi anni a rimettere in moto gli ingranaggi di una macchina che era ferma da troppo tempo. Tre argomenti soli: raccolta dei rifiuti, TIR a Reggio Calabria e aeroporto. Ecco, come si pongono queste problematiche adesso per il tentativo di risolverle anche? Sì, sui rifiuti in generale, sui servizi pubblici essenziali, la città di Reggio Calabria sta andando incontro a una fase epocale di cambiamento, una rivoluzione nel modo di gestire questi servizi, e come qualcuno diceva, la rivoluzione non è un pranzo di gala, quindi noi stiamo lavorando per internalizzare i servizi, per renderli pubblici al 100%, ma soprattutto per portare a una dimensione metropolitana servizi che fino ad oggi sono stati gestiti singolarmente dai comuni, con le difficoltà di liquidità che i comuni, 97 comuni della città metropolitana hanno. Però anche su questo la visione strategica è stata messa in campo e dal 2020 inizierà a concretizzarsi. Per quanto riguarda i TIR al porto, noi abbiamo sempre tenuto un profilo di altissima responsabilità, senza fare proclami dicendo che il problema era stato risolto, né tantomeno addossando la colpa a qualcuno o a qualcosa rispetto a un programma, a un progetto di privati che ha ottenuto il sì da parte del Ministero. Noi ci siamo mossi per tempo, con opposizioni in Consiglio Comunale, opposizioni in Consiglio Metropolitano, con il parere negativo della Regione, dell'ASP, sia da un punto di vista tecnico, ma
fisiologicamente anche rispetto a quello che è l'indirizzo politico che un'amministrazione deve dare sullo sviluppo di quell'area, e così continueremo a fare senza arretrare di un millimetro, nella piena consapevolezza che alla fine, rispetto a un parere tecnico dato da un ministero, è del tutto evidente che deve prevalere l'indirizzo politico dato da un'amministrazione, la visione di sviluppo che un'amministrazione comunale, così come ci dice la nostra Costituzione, deve dare come primo punto di riferimento ai propri cittadini. Sull'aeroporto, guardate, l'aeroporto è una storia che affonda le radici in tantissimi anni fa e che è esplosa in tutta la sua negatività nel marzo del 2017. Dobbiamo ricordare che in quel momento l'aeroporto aveva di fatto chiuso, l'Italia aveva fisicamente svitato le scritte dalle postazioni all'interno dell'aerostazione, con una grande presa di posizione in sede di Ministero dei Trasporti, all'epoca Ministro Delrio, siamo riusciti a mantenere un volo che, diciamo, da un punto di vista di collegamenti era sostanzialmente inutile, ma serviva da un lato a tenere aperto l'aeroporto e a non chiuderlo come ha fatto Crotone, dall'altro a non mandare a casa 50 famiglie dipendenti diretti di Alitalia, e ci serviva quindi ad affrontare quella fase. Poi noi avevamo portato i libri contabili in Sogas per il fallimento, non ci dimentichiamo questa attività che ha fatto la città metropolitana. In quella stessa fase, per tenere aperto l'aeroporto, Comune e città metropolitana hanno contribuito con somme di denaro al pagamento della, dell'esercizio provvisorio della curatela fallimentare. Questo ci ha consentito di arrivare al pieno insediamento di Sakal. Noi volevamo entrare in Sakal, ma la legge dice, impone, che se la società non ha tre esercizi inutile, tu, ente pubblico, non puoi entrare, e quindi ci sono normative che vanno rispettate anche se sono diverse da quello che è l'indirizzo politico. Tuttavia non abbiamo fatto spallucce, abbiamo destinato come città metropolitana oltre 250.000 euro l'anno per il marketing territoriale, per promuovere la nostra città, nella piena consapevolezza che si stava dando anche un aiuto alla società di gestione. Però poi i fatti ci hanno detto che, al netto delle conferenze stampa, sia la compagnia di bandiera sia le altre compagnie hanno annunciato diminuire i voli. Questo è il quadro. Rispetto a questo quadro, le responsabilità non si possono addossare a uno dividendole dai meriti che si vogliono prendere gli altri. Le responsabilità stanno tutte o da una parte o dall'altra. Io credo che questa partita vada affrontata con grande senso istituzionale, perché se si affronta sul tema di chi è la colpa, noi ne avremmo di cose da dire e naturalmente le diremo. Però con grande senso istituzionale noi lavoriamo affinché l'aeroporto di Reggio non soltanto non chiuda, perché poi ci abituiamo a evitare che chiuda pensando di aver raggiunto chissà quale risultato. Noi non solo dobbiamo lavorare affinché non chiuda, ma dobbiamo lavorare affinché l'aeroporto di Reggio abbia collegamenti dignitosi per tutta Italia, per consentire a chi si muove quotidianamente per motivi di studio, di lavoro, purtroppo di salute, o per consentire ai turisti di venire a Reggio, di poterlo fare senza svenarsi e senza dissanguarsi.